Buongiorno. Io sono Vincenzo Vita, garante di articolo 21, sono qui in questa chiave, ma posso aggiungere anche iscritto all'ANPI, antifascista, forse democratico. Mi occupo di informazione da tanti anni, me ne sono occupato anche in questo palazzo qui davanti per un certo numero di lustri, e quando arrivo qui ho un momento di sgomento, insomma, lo dico perché poi le passioni rimangono. E comunque, questa mattina abbiamo un'iniziativa, ci scuserà qualcuno di voi, sentivo qualche giusta osservazione critica sull'organizzazione, un'iniziativa un po' precipitosa che abbiamo organizzato sull'onda di un malcontento e sull'onda di un disagio profondo che tutte e tutti avvertiamo, che ha come punti di riferimento, come dire, il protagonismo forse involontario per certi versi. Ringrazio Radio Radicale, sempre attenta a questi argomenti, grazie. Donatella Di Cesare, professoressa alla Sapienza di filosofia, che conosciamo anche nelle sue presenze, per fortuna non occasionali, nei talk potremmo dire che sei una delle poche eccezioni, perché nei talk c'è una strisciata che corre ormai verso colori diversi, e peggiorerà la situazione perché, scusate, vengo ai miei vecchi temi, questo regolamento sulla par condicio che in queste ore è in discussione, che è quello che è, insomma, è il regolamento di una legge che nacque per l'assenza di altre più rilevanti norme che non furono fatte, è un'aspirina, ma persino questa aspirina è in corso di peggioramento, quindi ne vedremo delle brutte, non delle belle, ma speriamo che non sia quello che si teme. Donatella Di Cesare, che parlerà subito perché poi si deve assentare ma rientrare, il professor Tommaso Montanari è collegato, storico dell'arte, rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena, anche egli spesso oggetto di riflessioni mediatiche importanti. Anche lui è una delle eccezioni, e infatti non per caso queste eccezioni vengono poi attaccate dalla destra, ci arrivo tra un attimo. Il professor Luciano Canfora, tantissimi anni fa, ecco appunto quando lo incrociavo in quelle sedi, lo conobbi come un preziosissimo filologo grecista, non avrei immaginato che sarebbe finito anche lui in questo turbine di attacchi, forse perché la filologia non piace a questa destra, insomma, beh. Il professor Davide Conti, che partecipa spesso alle iniziative dell'ANPI, storico, che saluto, che ci racconta in numerose circostanze qualche cosa di più di quello che una certa storiografia ufficiale ci dice sulla resistenza e sull'antifascismo, e naturalmente il presidente nazionale dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, che penso alla fine poi ci dirà qualche cosa di conclusivo. Voglio ringraziare anche Marino Bisso della rete No Bavaglio, Marina Pierlorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma, tanti altri di voi che via via magari poi cercherò di citare, l'ottimo Liparotto senza il quale non avremmo fatto questa iniziativa, e colleghe e colleghi che sono qui malgrado una preparazione un po' affrettata. Io mi limito semplicemente a dire che ciò che unisce un fil rouge, ma neanche troppo rouge, insomma, le personalità qui evocate è un fatto, e poi ti passo la parola Donatella, è un fatto inquietante davvero, perché noi abbiamo visto tante cose orripilanti in questi anni. Veniamo dalla lunga stagione del berlusconismo in cui c'era un predominio mediatico evidente, abbiamo passato stagioni in cui la RAI non era quella bella cosa che ogni tanto adesso viene ricordata, ma c'era
insomma, una certa forza d'urto del governo allora del CAF, ci ricordiamo, ma insomma abbiamo visto una rigogliosa messe di querele temerarie, anzi vorrei che esprimessimo un abbraccio, diciamo, di solidarietà alle colleghe e colleghi del Domani che stanno raccogliendo numerose querele. Un vignettista brillantissimo, Natangelo, che sul Fatto fa delle vignette che turbano i sonni di qualche potente, ma potrei continuare. Sigfrido Ranucci da solo credo che abbia collezionato un numero, insomma, industriale, ma potrei andare avanti facendo un elenco infinito, ma non è finita qui. E poi mi taccio, perché oltre all'attacco alla libertà di informazione prevista e sorretta dall'articolo 21 della Costituzione, è entrata in scena nell'ultima fase, con iniziative assai inquietanti, ripeto questa parola, e pericolose comunque, di questa destra, l'attacco al diritto di critica. Ciò che accomuna queste figure, peraltro prestigiose intellettualmente, non lo dico per fare classifiche, ma perché conta anche questo, non sono persone che parlano improvvisando, al contrario, hanno ricevuto attacchi da Presidente del Consiglio, ministri, Rectius, uno in particolare che usa fermarsi col treno dove richiede, delle forme di attacco che sono assolutamente contrarie a qualsiasi logica elementare di democrazia, in cui ricordo le parole di Stefano Rodotà, così compianto, se ci fosse oggi, che diceva la democrazia, la libertà si colgono nel loro valore pieno quando si difende chi non la pensa come te. Perché se difendi quelli che la pensano come te è più facile. Ecco allora che viene meno un baluardo dello Stato democratico. Tutto ciò si unisce alla riforma contro riforma costituzionale. Se andremo a dei referendum sarà a reti unificate, a giornali. Voglio sollecitare anche tutte e tutti noi ad esprimere un momento di solidarietà verso le colleghe e colleghi dell'AGI, dell'Agenzia Italia, che sono alle prese con una storiaccia, su cui spero che si vada un po' a fondo, perché qualcuno dovrà spiegarci come mai l'ENI, che ha un profitto abnorme, deve vendere Rectius, anche qui, svendere un'agenzia a un signore, Angelucci, che sta in Parlamento, si fa per dire, perché non ci va praticamente mai, che ha già altre testate della destra, e si crea un polo di destra, di concentrazione, che assomiglia, per altri versi, a quello che fu nell'epoca berlusconiana, ma con tinte anche un po' più rusticane, diciamo così, voglio esagerare. C'è anche un comunicato che io trovo importante, che vi ripropongo, del CDR di Rai News, perché una delle trovate della revisione, che speriamo non passi questa par condicio, è che quello che noi pensavamo fosse un peccato mortale, contrario a qualsiasi norma sulla par condicio, cioè la possibilità di dare in diretta i comizi finali, invece verrebbe legittimato con una sigla iniziale, no? Trattasi di comizi. Vabbè. E quindi la novità è questa: il diritto di critica non va bene al pensiero che si vuole unico, non si può dissentire. L'Italia si sta avvicinando all'Ungheria, ora ha vinto un altro, cioè in Slovacchia, che vuole andare in quella direzione, ma insomma siamo di fronte a una situazione davvero imbarazzante. Approfitto e chiudo per salutare Marianella Diaz, che rappresenta il Comitato Nazionale Free Assange. C'è un caso di scuola, quello di Julian Assange, che rischia nelle prossime giornate un'estradizione con pena perpetua. Ecco, io mi fermo qui. La gravità della situazione è quello che ci ha spinto a improvvisare un po' questa conferenza stampa. Ecco perché non l'abbiamo proprio organizzata con tutti i dettagli. Perché vogliamo lanciare un allarme. Non sempre gli allarmi sono utili, perché sembrano un po' ripetere. No, questa volta è proprio un grande allarme. Attenzione.
Vorrei dare la parola subito a te, Donatella Di Cesare, so che poi hai un impegno, poi rientrerai. Voglio solo dire, ma poi lo direi tu, che il 25 aprile ci sarà a Milano una grande manifestazione con l'Ampi, tu lo direi, ma io ti rubo un attimo, perché c'è anche il manifesto, fammi fare un po' di conflitto di interesse. Il manifesto propone una partecipazione massiva a quell'iniziativa. Grazie, prego Donatella Di Cesare. Sì, grazie Vincenzo, ringrazio Articolo 21, ringrazio la Federazione Nazionale della Stampa, ringrazio l'Ampi, a cui anch'io sono iscritta, ne sono orgogliosa, soprattutto fiera, soprattutto in questo momento. E vorrei appunto dire alcune cose che mi sono anche, diciamo, appuntata. Io che di solito parlo a braccio proprio perché ormai contano molto le parole, cioè bisogna stare molto attenti all'uso delle parole. Allora vorrei dire anzitutto che queste quattro denunce che in due casi, nel caso di, credo due siano i casi, sono nel caso del collega Canfora e nel mio sono già rinvii a giudizio, rappresentano una china pericolosa che non può essere minimizzata o passata sotto silenzio. Perché non è difficile vedere che anche nelle differenze, perché ovviamente ci sono differenze caso per caso, il filo che le lega è una strategia politica scelta da questo governo. A mio avviso si tratta anzitutto di intimidazioni, di palesi intimidazioni, volte, come diceva prima Vincenzo Vita, a cancellare ogni forma di dissenso. In un momento di forte disorientamento politico, etico, storico, si tenta appunto di spegnere le voci scomode. In questo senso, a mio avviso, queste denunce sono, e lo voglio sottolineare, sono già delle vere e proprie epurazioni che mirano a mettere all'indice, emarginare, mettere fuori gioco quegli intellettuali che esercitano una critica politica, anche dura, ma una critica politica. E quindi si tratta di una, evidentemente si tocca l'apice di una strategia inaugurata già da mesi, che criminalizza ogni contestazione e ogni divergenza fino al tribunale, perché questa è la novità, fino al tribunale. Ma io credo che sia inconcepibile chiamare in causa, trascinare in tribunale per questioni politico-culturali, storiche, filosofiche, sulle quali invece si dovrebbe aprire un dibattito aperto, un dibattito democratico. Rifiutare il dibattito vuol dire stigmatizzare l'avversario politico, che quindi appare non più un interlocutore, ma quindi un interlocutore da confutare, ma un nemico da trattare con misure punitive, un nemico da trattare con misure punitive. Le ripercussioni, le conseguenze per il dibattito democratico sarebbero devastanti, perché ormai alla contrapposizione dei recinti contribuiscono anche i ministri in cerca del nemico. Per quanto mi riguarda, ma insomma naturalmente ci sono i casi analoghi degli altri, per quanto mi riguarda credo che sia sotto gli occhi di tutti la sproporzione tra un ministro, peraltro legato da un vincolo familiare con la Premier, e una privata cittadina, una docente che deve difendersi da sola con i propri mezzi. Io non ho alle mie spalle un partito, un giornale, eccetera. Nel mio caso, come negli altri, la censura viene eretta a metodo, cioè queste denunce, oltre a intimidire noi,
intendono tracciare una linea rossa invalicabile, cioè stabilire quello che si può dire e quello che non si può dire. Non è lecito, anzi addirittura non sarebbe più neppure legale, rinviare questa destra di governo al proprio passato, alla propria provenienza storico-politica. Perché? Come mai? Questa è la domanda. La mia risposta sta nel progetto di questa destra, a cui richiama già da tempo Gianfranco Pagliarulo, questo lo voglio dire, che parlerà dopo, ma lo voglio dire, cioè nel progetto di questa destra che ormai mira a una terza repubblica, la cui fondazione incrina e mette in forse i cardini della Costituzione antifascista. Nel progetto di questa terza repubblica, questa destra post-fascista, vogliosa di apparire atlantista e liberale, ha bisogno di mutare volto pubblico, tacitando chi ne sottolinea la provenienza. Peraltro l'origine, lo sappiamo, tra ombre nere e ritorni di fiamma resta nei contenuti. Ad esempio la formula sostituzione etnica, per la quale in due siamo chiamati davanti al tribunale. Queste denunce mettono allo scoperto un motivo ulteriore. In almeno due o tre casi i nomi di quelli che oggi vengono denunciati figuravano un paio di anni fa nelle prime liste di proscrizione stilate per mettere all'indice i putiniani, cioè i pacifisti. Va bene, sicuramente il collega Canfora, io e sicuramente anche credo il professor Montanari. È lecito pensare che ci sia una continuità tra quelle liste di ieri, le liste dei pacifisti di ieri e le citazioni in giudizio di oggi. Non vorrei che si costituisse in Italia una nuova categoria di paria, cioè gli intellettuali colpiti da vecchie nuove purghe. Concludo dicendo che assistiamo a una urbanizzazione dell'Italia, che era quello che dicevi tu prima, cioè si denuncia l'autocrazia degli altri organizzando e pianificando qui in casa propria le epurazioni. Si lancia la fatwa contro chi non vuole più vedere, non si vuole più vedere né sentire in TV, sui giornali o nello spazio pubblico. Da un canto si torna alla censura, una censura direi quasi inquisitoriale, dall'altro si banalizza il linciaggio al punto tale da adattarsi, ci si sta adattando a un clima di caccia alle streghe. Ecco, io finisco dicendo che cosa resta in questo clima della libertà di parola. Grazie a Donatella Di Cesare, che poi tornerà dopo aver fatto un altro intervento. Volevo naturalmente sottolineare che Donatella Di Cesare ci ha ricordato un momento di passaggio, che fu quello della guerra in Ucraina. Lì la vicenda della libertà di informazione, del diritto di critica subiscono un ulteriore passo indietro, la sorta di democratura di cui parliamo, perché in questo contesto due grandi contropoteri, al netto di ogni giudizio, la magistratura e l'insegnamento libero, nonché l'informazione libera, sono considerati troppo per la tendenza autoritaria in corso. Grazie, c'è il professor Montanari, che credo poi ci debba lasciare, che saluto virtualmente. Ci sei, Tommaso? Prego, prego. Mi chiedo scusa se è della maleducazione, se dovrò lasciarvi, ma sono in mezzo a una serie di riunioni che da rettore non posso abbandonare. Ci tengo però moltissimo essere con voi qua oggi, perché credo che siamo in un passaggio molto difficile della vita della Repubblica.
Piero Calamandrei diceva la libertà come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Mi pare che si avverta i primi segnali di asfissia e sarebbe grave, sarebbe imperdonabile non essere in allarme. Norberto Bobbio diceva dobbiamo essere democratici sempre in allarme, se non ora quando dovremmo esserlo. Le querele di cui parliamo sono delle proprie intimidazioni, vanno lette all'interno di un contesto, come diceva la Matella di Cesare poco fa. Questo contesto è un contesto di un sistematico restringimento della libertà, delle libertà, della libertà di espressione, della libertà del pensiero, sicuramente degli spazi di opposizione. La cifra di questo governo, coerente con la matrice del partito di maggioranza relativa, è una cifra di chiusura degli spazi di libertà. Se noi sommiamo l'occupazione manumentale della televisione pubblica, l'occupazione della cultura rivendicata e teorizzata con penose caricature del pensiero Gramsciano, il grande problema mai risolto della TV privata e dei conflitti di interesse, concentrazioni editoriali e una politica di acquisti che ora mette in pericolo l'importante minacciando di portarla nelle mani dirette della maggioranza. Il comportamento della Presidente del Consiglio, che usa la sua altissima carica e la sua enorme visibilità come tribuna per attacchi a singoli dissenzienti, penso a Roberto Saviano e non solo a lui. Nel caso di Saviano, con l'aggravante del suo essere sotto scorta, di essere esposto per ragioni che ben conosciamo. E naturalmente certo anche le querele, anch'io sono stato raggiunto da una querela del ministro Lollobrigida, non ho ancora avuto il bene di leggerla perché le indagini sono in corso, quindi sono in quella sospensione kafkiana, non so che sono querelato ma non so ancora esattamente perché, ma lo prenderò leggendola. Si tratta di un articolo che parla di sostituzione etnica in cui provavo a tracciarne, certo non con l'abilità filologica del professor Canfora, ma insomma cercavo di tracciarne l'albero genealogico testuale e ideale, che non è così difficile da identificare. Io intendo difendermi nel processo e non dal processo, questa è una cultura che appartiene invece alla maggioranza di governo, quella di difendersi dai processi, ma sarebbe miope e sbagliato non vedere appunto il contesto, la cornice politica che porta a questi processi. A me pare che sia un vero e proprio ribaltamento, non solo della nostra Costituzione, ma in generale del costituzionalismo moderno. Il principio cardine del costituzionalismo è la tutela di chi non ha forza a chi invece ha forza. Le istituzioni non servono a rafforzare il potere di chi ce l'ha, ma a difendere chi invece è senza potere e a limitare il potere di chi governa. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Queste forme e questi limiti sono la garanzia di tutti noi. E a me pare che esattamente questo sia ciò che si vuole travolgere, le forme e i limiti. E non si può non leggere tutto questo insieme alla riforma del premierato, l'idea di sostituire al governo un comando, i pieni poteri, l'accentramento, fare saltare tutti i luoghi di conversazione e di controllo dalla Presidenza della Repubblica a tutti gli altri. Sappiamo cosa è successo a certa fase della storia polacca recente, in Ungheria, gli attacchi a tutte le forme di controllo democratico dei corpi costituzionali. Sappiamo che la stampa e l'opinione pubblica svolge un ruolo per quanto informale e sostanziale in questo quadro. E permettetemi di aggiungere da rettore e professore dell'università anche la repressione delle manifestazioni studentesche, perché la minaccia all'università non è certo data da chi chiede con vigore il cessate il fuoco e la fine del massacro di Gaza. Il pericolo per l'università è data dalla irruzione delle forze dell'ordine dentro i campus. Ricordo che l'università campus è in aula dell'Università di Torino, studenti e professori, mia collega in area di diritto costituzionale, finita a pronto soccorso per le percosse delle forze dell'ordine. Insomma, se colleghiamo tutto questo, i motivi di allarme ci sono. E appunto, come ci ha insegnato la generazione di Calamandrei, Francesco Marchesi e tanti altri, bisogna parlare quando inizia a mancare l'aria, non quando sarà troppo tardi per poterlo fare. Dunque, dare una voce collettiva, pubblica e chiara, e sono gratissimo alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sono gratissimo all'ANPI e al suo presidente, è davvero vitale. È vitale non vorrei dire per chi si trova a difendersi nei tribunali, lo faremo tutti, con il nostro patrimonio, con il nostro tempo, con la nostra vita, ma qui c'è qualcosa che trascende l'interesse dei singoli, ne va davvero della nostra comune libertà. Dobbiamo
muoverci, dobbiamo svegliarci prima che sia troppo tardi. Sono tempi bui, come Brecht diceva, come è vero ancora, viviamo in tempi bui, proviamo a tenere accese delle luci. Grazie. Grazie a Tommaso Montanari, che peraltro ci ha riacceso i fari su una delle vicende più incresciose di quest'ultima fase, cioè l'attacco delle forze dell'ordine, credo non tanto e solo per coloro che lì interpretano con la divisa il ruolo, ma per ordini dall'alto, come si dice, a ragazze e ragazzi inermi che sono assolutamente sprovvisti di quella furbizia che magari fossero stati più adulti, come dire, e più impegnati magari in organizzazione avrebbero avuto, cioè di non andare così allo sbaraglio. Ecco, mi ha colpito molto, avendo fatto anch'io, come tante e tanti di voi, molte manifestazioni in altre stagioni, la virulenza di questi attacchi, con delle ragazze e dei ragazzi proprio giovanissimi, dando quindi un'idea dello Stato retriva, coercitiva, pessima. Solidarietà anche alle professoresse e ai professori che sono stati ingiustamente attaccati. Tra l'altro va chiarito, l'ha fatto Tommaso, lo farà poi forse Donatello di Cesare, l'ha anche scritto molto bene sul Fatto. La questione del rapporto o meno con Israele non riguarda gli Atenei, attenzione, riguarda certe dinamiche di mercato delle armi che hanno a che fare con strutture legate a certi Atenei. No, questo va chiarito perché la confusione regna a volte sovrana. Comunque, Tommaso, grazie, sappiamo che ci seguirai anche per le altre iniziative. Ora la parola al professor Canfora. Buongiorno professore. Carissimo, grazie, ringrazio soprattutto gli organizzatori, te in primis, del Pagliarulo, eccetera, per questa occasione molto gratificante e molto significativa a mio avviso, una delle rare occasioni in cui si parla senza ira, senza quella iracondia vigorosa che sta serpeggiando negli interventi pubblici. Sarò breve queste considerazioni che vorrei fare. La prima è che molto dipende, forse la gran parte, dei comportamenti prevedibili dai rapporti di forza, no? Questo è un punto fermo, per cui non c'è, credo, da trascurare il fatto che al di là delle singole questioni che stiamo mettendo in rilievo, c'è un'operazione di più ampio respiro che ha come obiettivo la modifica in radice dell'ordinamento nostro costituzionale. Questo è il quadro più ampio nel quale porre l'attenzione, nel quale sistemare i casi particolari. Vedremo, e ovviamente le responsabilità di coloro che ci hanno condotto a questo punto sono molte, equamente divise. Quella che dovrebbe chiamarsi opposizione, che è una parola molto impegnativa, ha fatto del suo meglio prima delle elezioni politiche del settembre 22 per aiutare la destra a vincere le elezioni, pur sapendosi dai discorsi elettorali che venivano pronunciati quali erano i propositi sul terreno costituzionale della destra che veniva aiutata a vincere le elezioni. Quindi è sempre bene ricordarsi quanto ben suddivise siano le responsabilità, gli errori. Dopodiché, naturalmente, ci sono i casi specifici nei quali ognuno deve fare la propria parte. Io sono dolente del fatto che
persone attive, molto attive nella loro professione, meritatissima, di insegnanti come Montanari di Cesare, vengano trascinati in tribunale. In certo senso è assai grave che si vogliano colpire persone che sono attive nell'insegnamento, quindi hanno un quotidiano rapporto con tantissime persone di giovane età, e quindi voler tappare loro la bocca è assai più grave che non prendersela forse con un pensionato 82enne. Lo dico un po' scherzando, un po' sul serio, perché soffro all'idea che persone come Davide Conti, Montanari, di Cesare vengano aggredite, uso una parola metaforica ma molto pertinente, vermite con una procedura di tipo giudiziario perché non parlino come magari vorrebbero liberamente. Certo, mi ricordo sempre che la parola greca parresia, che viene sempre venerata, no? Da tutti i liberali di ogni tendenza, parresia vuol dire libertà di parola, no? Ma è una traduzione non del tutto pertinente, perché parresia vuol dire dire qualunque cosa. Va bene. Allora noi esaltiamo la parresia nei giornali in modo letterario, e poi in realtà cerchiamo di limitarla o addirittura di calpestarla nella realtà concreta. Porto però anche un ricordo che le persone anziane ricordano meglio dei più giovani. È stato già nominato prima da Montanari un importante italiano, figura notevole nella vita civile dell'Italia, oltre che nella vita letteraria e negli studi. Si chiamava Concetto Marchesi, era nato nel 1878 e morì nel 1957. All'inizio degli anni 50, a fine anni 40, lui era parlamentare, era presente ad una manifestazione molto vivace, il ministro dell'interno era Scelba, contro il Patto Atlantico, contro il caro vita, eccetera. E data la violenza con cui i cenerini, come si chiamavano allora, picchiavano i manifestanti, egli stesso si fece davanti a cenerini dicendo: sono parlamentare, mostrò le tracce di questo, le prove di ciò, ma fu caricato pure lui su un cellulare e poi la cosa che fece scandalo, e gli scrisse un articolo sull'Unità intitolato Criminali in divisa. Turbamento estremo, il ministro dell'interno insorse il nome appunto di coloro che avevano operato nel senso che ho prima ricordato, ma la cosa non finì nei modi che stiamo ora osservando. Mi chiedo perché. Ma la differenza è che allora comunque era al governo un partito importante della storia italiana che si chiamava la Democrazia Cristiana, un partito che aveva partecipato alla lotta di liberazione dal fascismo e che interpretava il carattere antifascista della Costituzione. Quindi c'era comunque un terreno comune anche nella più dura delle contrapposizioni, anche di fronte ad un articolo aspro come quello intitolato Criminali in divisa. Però noi oggi non abbiamo più davanti una formazione politica che abbia alle spalle quel passato e quella moralità. Abbiamo dell'altro, e questo altro produce quello. Professore, è finito. Grazie per quello che hai detto e anche per quello che fai, scrivi, anche gli ultimi tuoi volumi sono stati per tante e tanti di noi un momento importante per capire di più quello che sta accadendo nei percorsi neoautoritari che purtroppo si stanno determinando. Tu hai accennato a un famoso tuo collega, diciamo così, un grecista,
latinista, grecista, concetto Marchesi, che ebbe l'onore, il piacere, se non ho letto male nei testi a suo tempo, di fare la revisione linguistica della Costituzione italiana. Cioè, gli fu consegnato il testo chiedendogli di rivedere la scrittura fondamentale nella Carta Costituzionale. Ecco, filologia per filologia, invito tutte e tutti voi a fare una prova proprio banalissima. Se vi rileggete la Costituzione, capite esattamente dove è stata modificata già. Perché in italiano non è scritta come era scritta quella rivista da Concetto Marchesi, no, ma senza dubbio, Articolo 116, 117. Vi invito a rivedere il titolo quinto, insomma adesso entriamo in un altro convegno. Ecco, quindi grazie anche per questa evocazione di una grande personalità come Concetto Marchesi. E, sì, tu hai detto bene, tu sì, adesso fai finta di essere ormai un signore fuori, però tu sei attivissimo, hai detto però una cosa decisiva, cioè chi insegna o ha insegnato, è un ruolo fondamentale, ha un peso rilevante nella formazione dell'opinione pubblica, soprattutto quella delle generazioni più giovani, ed è per questo che si vuole colpire lì, perché si sa che colpendo lì si va a fondo anche del tema della opinione democratica, perché se si dà quest'idea dello Stato, delle istituzioni, ecco che allora chi oggi ha 15 anni, 16 anni, 17, 18 anni, prossimo eventualmente al diritto di voto, ci penserà magari qualche volta in più se andare a votare o no, ma adesso mi dilungherei. A questo punto abbiamo un altro storico importante che conosciamo per i suoi scritti e per quello che dice anche in diverse occasioni televisive e convegnistiche. Davide Conti, ci sei? Eccoci. Sì, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie alla Federazione Nazionale della Stampa, grazie all'AMPI, naturalmente all'Associazione Articolo 21 per aver organizzato questo incontro così importante, non tanto e non solo per i singoli specifici casi che vi vengono rappresentati, ma soprattutto per le questioni che vengono sollevate al fondo di queste vicende appunto personali, individuali, perché queste vicende personali individuali si relazionano direttamente con lo spazio pubblico, cioè con la qualità del dibattito all'interno del nostro spazio pubblico, con la possibilità di alimentarlo. E non voglio ripetere cose che sono già state dette egregiamente prima di me da Montanari, Canfora e di Cesare, mi limito a sollevare due elementi che mi sembrano in qualche maniera riassumere e collegare le nostre vicende. Io personalmente sono stato querelato da Isabella Rauti, dalla sottosegretaria al Ministero della Difesa, in relazione ad un articolo che ricostruiva le vicende del gruppo extraparlamentare di estrema destra Ordine Nuovo, responsabile tra l'altro della strage di Piazza Fontana, come la stessa stele collocata di fronte alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano ricorda, che ha ricordato anche in occasione del 50° anniversario della strage celebrato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, in questo contesto io credo che le questioni che tengono insieme, diciamo così, questi casi rappresentino, diciamo, un punto di connessione su due elementi: la questione del fascismo e dell'antifascismo, a differenza di quello che molto spesso viene presentato, questa questione è ancora centrale all'interno dello spazio pubblico, specie per il carattere che esprime questa compagine di governo e per la sua radice politico-culturale e storica. E la questione del conflitto nello spazio pubblico, o meglio, della legittimità del conflitto nello spazio pubblico. Sono tutti e due temi che richiamano direttamente il quadro costituzionale definito dalla nostra Costituzione, nel suo carattere antifascista complessivo, non solo limitato alla 12ª disposizione transitoria e finale, e
nel carattere della nostra democrazia, appunto, inquadrata non solo come democrazia liberale, ma come democrazia conflittuale, all'interno della quale, cioè, il conflitto esprime un elemento centrale della vita pubblica del nostro paese e della nostra società. Su questi due temi, la questione della ricostruzione della radice politica d'origine della compagine di governo, della storia non solo e non tanto del fascismo storico, ma del neo e del post-fascismo nell'Italia repubblicana, che è poi la radice da cui si esprime, diciamo così, il partito di maggioranza relativa, e la questione del contenimento, quando non della cancellazione, del conflitto sociale, politico, culturale dal nostro spazio pubblico. Su questi due temi, in questi due temi, io ritrovo, come dire, la traccia, l'espressione di sintesi che tiene insieme i nostri casi e che in realtà parla allo spazio pubblico, parla alla società, parla alla condizione e alla qualità della nostra democrazia e del nostro sistema di informazione, di trasmissione del sapere. E questi due elementi, diciamo, sono insieme il punto debole di questo governo, di un governo che nei suoi alti e altissimi vertici non è riuscito, perché evidentemente non può, in ragione della propria radice d'origine, a dichiararsi antifascista, cioè a dichiararsi compiutamente aderente all'impianto costituzionale, e dall'altra parte il conflitto come elemento del dissenso che crea in questa matrice politica e culturale una refrattarietà, un disturbo che evidentemente, di nuovo, collide con il nostro impianto costituzionale. E chiudo facendo notare che quello che accade nelle università è particolarmente rilevante, a mio giudizio, perché lì, in quei luoghi, in questi ultimi mesi, si è espressa una forma di partecipazione politica, pubblica, una forma di conflitto culturale, politico, che è stato in grado di mettere in discussione anche delle narrazioni egemoni negli stessi mezzi di informazione che patiscono, come dire, questa operazione cosiddetta egemonia culturale, come prima l'ha definita Montanari. E in quei luoghi giovanissimi italiani ed italiani, studenti e studentesse, esprimono un dissenso aperto che viene criminalizzato in maniera diciamo così mediatica, e viene criminalizzato nelle piazze con l'intervento della polizia, con le cariche contro gli studenti, con le denunce che si sommano a quelle che progressivamente vengono accumulate da chi esprime, magari in forme diverse, lo stesso tipo di dissenso. E questo, secondo me, è un punto fondamentale della nostra riflessione. Credo che, appunto, la questione della presa in carico della discussione pubblica sulla radice d'origine politica di questo governo, e dall'altra parte la presa in carico nella discussione pubblica della centralità del conflitto nella nostra democrazia, segnino, al di là anche dei nostri singoli casi, il livello della qualità che progressivamente va deteriorandosi della nostra democrazia. Grazie
Davide Conti, è tornata tra di noi la Maria di Cesare, eventualmente direi di procedere così, come una conferenza stampa. Se ci sono domande, questioni, osservazioni critiche e quant'altro, così magari tu rispondi e poi chiude anche Pagliarulo. Prego, tanto vedo un solo microfono. No, no, ma ce ne vogliono due perché ci sia anche Radio Radicale. Ah, perfetto, va bene, perfetto. Prego, Marino Bisso, Rete Nuovo Abaglio. Sì, sì, se chi fa le domande può venire qui. È per questo che dicevo, dov'è il microfono, certo. Certo. Devo accendere. Sì, devi spegnere. Prego. No, è una domanda, non vorrei essere provocatore, nel senso, però è anche una chiamata anche un po' anche al realismo. Noi oggi ci accorgiamo di questa situazione con un governo di questo tipo, però questa situazione forse non nasce solo oggi. Cioè l'utilizzo strumentale di querele, bavaglio da parte della politica rispetto, diciamo, vuoi il giornalista che in qualche modo è più tutelato, dovrebbe essere più tutelato, ma rispetto alla critica anche del singolo cittadino, che sia intellettuale o meno, ma è un malessere che va avanti da tanti anni. Cioè non credo che possa essere soltanto questo il momento per dire e per lanciare questo allarme. Mi domando dove eravamo prima. Prima è stato citato Stefano Rodotà. Stefano Rodotà ha sempre urlato questo allarme, è rimasto un po' inascoltato. Cosa rispondiamo, diciamo, a questa situazione? Sì, vediamo delle altre. Prego, così raggruppiamo qualche. Prego. Salve, io sono Sandra Murri e se c'è una cosa che detesto, allora per dirvi chi sono, perché poi magari non è detto che sappiate chi sono una giornalista da circa 30 anni, sono stata una delle fondatrici del Fatto Quotidiano, poi me ne sono andata per problemi, vabbè, ma questo non riguarda, e ho lavorato fino a quando non ci hanno chiuso con Non è l'Arena di Giletti, io facevo inchieste, mi occupo prevalentemente di mafia. C'è un appunto, io credo, non credo, sono certa di essere l'unica giornalista ad essere stata querelata, a tutt'oggi, da Graviano, boss e stragista in carcere, 6 ergastoli al 41 bis. Graviano non è un mafioso qualunque, Graviano è la politica, cioè la mafia e la politica. Se oggi parlasse Graviano, o meglio, continuasse a parlare Graviano, penso che crollerebbe tutto, come dire. Allora, tutto questo per dire, non per parlare di me, per dire che tutto questo è grave, ma perché dietro non c'è un coinvolgimento dell'opinione pubblica, perché la Donatella ti do del tu perché ci conosciamo, il professor Canfora, come dire, no, non c'è bisogno, sono tutti dei nomi di prestigio, ma sono pochissimo rispetto al coinvolgimento del sapere, della conoscenza dell'opinione pubblica, e rispetto alle singole persone c'è il silenzio. Io non ho ricevuto solidarietà, ma non è questo, sono una combattente, ho spalle piccole ma so difendermi, di nessuno, né dell'ordine dei giornalisti né dai media della Federazione Nazionale della Stampa, cioè, e sono sola, e come la dottoressa di Cesare, mi difendo da sola, mi pago gli avvocati da sola, faccio le mie battaglie da sola. Ma questo non per parlare di me, ribadisco il concetto, è che bisogna essere uniti, soprattutto oggi, ma già da tempo occorreva esserlo. Grazie comunque a tutti. Grazie a te. Ci sono altre considerazioni? Sì. Approfitto, ringrazio anche la presenza dell'associazione per il rinnovamento della sinistra con Roberto Bertoni della sua presidenza, Clara Apt e tanti altri di voi. Darei a te la parola, Donatella, se vuoi aggiungere qualche cosa, sei stata anche un po' evocata, poi conclude il nostro Gianfranco. Molto, molto brevemente, allora è chiaro che il problema delle denunce
e il problema di un deterioramento del dibattito pubblico è un problema, diciamo, che non si pone oggi, ma che ha naturalmente una storia. Ne sono consapevole, lo sappiamo benissimo. Tuttavia io trovo che queste quattro denunce, che naturalmente si inseriscono in quell'orizzonte di deterioramento del dibattito pubblico, hanno però qualcosa, a mio avviso, di nuovo. Perché? Perché si tratta di quattro persone che vengono dal mondo accademico. E questo lo voglio sottolineare perché il mondo dell'università si è parlato in questi giorni, per esempio, per tutte le tensioni che ci sono state, però il mondo accademico è un mondo sempre più chiuso, sempre più tagliato fuori dal dibattito pubblico, così come il mondo della cultura, cioè non ci sono passaggi. Va bene. E allora per noi che abbiamo tentato, ciascuno a proprio modo, va bene? Io ho tentato, diciamo, da donna, da filosofa, di lasciare il mondo accademico, che dovrebbe essere anche un mondo in qualche modo più protetto, e di entrare nello spazio pubblico per parlare e per dire, per esempio, per parlare contro la guerra, per denunciare tutta una serie di cose, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso la denuncia assume un ulteriore, secondo me, significato, perché è chiaro che non soltanto noi, ma probabilmente anche i nostri colleghi, altri accademici, altri intellettuali, vedendo che noi siamo trascinati in tribunale, diranno: ma allora anche noi ci guardiamo bene dall'uscire dall'accademia, ci guardiamo bene dall'intervenire nel dibattito pubblico, lo lasciamo ai giornalisti, ai politici che in qualche modo hanno già un training, sono più esercitati, e ce ne tiriamo fuori. Quindi io sono d'accordissimo sulla questione del deterioramento e sulla gravità già, diciamo, pregressa, però sarebbe sbagliato non vedere qui un elemento, diciamo, di novità e un elemento di, a mio avviso, di allarme. Giusto, che c'è sempre, come dire, un salto. Anche Vauro dobbiamo evocare, perché è il nostro carissimo amico, anche egli oggetto di attacchi e quant'altro. Volevo solo, prima di dare la parola, se non ci sono altri interventi, per le conclusioni della mattinata, volevo solo ricordare che c'è un prezioso libro di fine anni 80 tradotto in Italia nel 92 dalla ERI, quando c'era ERI edizione, di Murray Edelman, un sociologo americano, che è destinato a dire come si costruisce lo spettacolo della politica. Però c'è un passaggio fondamentale: la costruzione a tavolino del nemico è un elemento cruciale per il potere, che svia in tal modo l'attenzione da questioni come quelle che oggi vivono le persone che incontriamo per strada, condizioni assai amare della propria vita. E quindi costruire con molta perficacia qualche nemica o qualche nemico che hanno detto una parola che, insomma, è considerata ultronea, ma insomma, non vi dico altro, è un punto chiave. Poi lascio la parola, per non piangere, a Gianfranco Pagliarulo, se dobbiamo discutere dei limiti pregressi, insomma, sì, una considerazione politica di critica, autocritica, chi oggi si muove nella sfera della politica, anche nel mondo progressista, dovrebbe farsela un po' di autocoscienza, perché per capire cosa sta succedendo bisogna anche avere memoria del passato, come ci insegna l'archivio audiovisivo del Metro Democratico, che è collegato. Quindi avere anche consapevolezza dei limiti precedenti, che non sono innocui, e non basta dire noi non c'eravamo all'epoca, ma quel pregresso continua a avere i suoi effetti e pesa sulle coscienze. Bene, grazie intanto a tutti e a tutti. Immagino che stasera saremo... Come funziona? Beh, potrei essere molto veloce dicendo sono d'accordo, dopodiché non avrei altro da aggiungere, però mi tocca naturalmente fare
esporvi qualche pensiero che è naturalmente di piena condivisione delle considerazioni svolte da Donatella, da Tommaso, da Luciano, da Davide, da Vincenzo, tutti personalità che ringrazio per la loro presenza, per il loro impegno, come ringrazio tutti voi e tutte voi, come ringrazio Articolo 21 per aver costruito assieme a noi questa conversazione. Comincio subito col dire che mi convincono in particolare le ultime parole di Donatella quando ha detto che sostanzialmente il deterioramento del dibattito pubblico non comincia da oggi, come giustamente era stato sottolineato, ma oggi ha un salto di qualità e noi faremmo un gravissimo errore se non cogliessimo questo salto di qualità che è stato definito da qualcuno una strategia. Ora io vorrei riepilogare alcuni banalissimi fondamentali che tutte e tutti voi conoscete molto meglio di me. Il titolo primo della Costituzione si chiama diritti civili ed è una sorta di tavola dei comandamenti dei diritti civili, scusate, si chiama rapporti civili ed è una tavola dei comandamenti dei diritti civili del nostro Paese. L'articolo 21 che conoscete a memoria sancisce il diritto di manifestazione del proprio pensiero con un bellissimo avverbio, liberamente, è scritto nell'articolo, cioè specifica in sostanza che ciascuno può esprimere nelle più varie forme, quindi su stampa, in televisione, il proprio pensiero senza autorizzazione e censura. Leggevo il rapporto del 2023 di Reporter Senza Frontiere in merito alla libertà di stampa e ho segnato una frase che mi ha colpito. I giornalisti a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi o conformarsi alla linea editoriale della propria testata o per evitare una denuncia per diffamazione, che è il clima che si cerca di creare nel nostro Paese. Questo è a tema oggi e il tema è esattamente il perché autorevoli personalità del mondo della cultura italiana siano state chiamate in giudizio tutte da personalità del governo in merito al reato di diffamazione e tutte per affermazioni di natura politica e non di altra natura. Questo è il punto che mette in discussione l'avverbio di cui parlavo prima, il liberamente dell'articolo della Costituzione, cioè la possibilità e il diritto di manifestare il proprio pensiero. Francesco Lollobrigida, Isabella Rauti e Giorgia Meloni sono i querelanti delle cause di cui abbiamo sentito qualche ragione. Ora, nessuno di loro è un privato cittadino, sono tutti autorevoli esponenti dell'istituzione. E di che istituzione? Sono il governo, cioè esercitano un potere pubblico. E che potere pubblico? È il potere dell'esecutivo. E c'è un evidente diseguaglianza, per usare un eufemismo, fra il potere dell'intellettuale, del singolo intellettuale o del singolo giornalista e il potere del governo. Mi veniva in mente la frase attribuita erroneamente a Goebbels: quando sento la parola cultura metto mano alla pistola, quando sento la parola cultura metto mano al tribunale, si potrebbe aggiornare nel quadro della politica attuale. E questa diseguaglianza di potere assume, come è stato detto da Donatella e dagli altri amici, un carattere intimidatorio, che è la parola utilizzata nella citazione che ho fatto del rapporto di Report Senza Frontiere. Un'altra cosa che ho visto è che il 2 maggio dell'anno scorso, in una determinata circostanza, il ministro Sangiuliano affermò testualmente queste parole: la libertà di stampa è uno dei pilastri della democrazia. Siamo d'accordo. E aggiunse: è una cosa fondamentale sulla quale dobbiamo riflettere e tenere sempre alta la guardia. Io penso che dobbiamo ringraziare il ministro Sangiuliano per questa sua sensibilità e di conseguenza invitarlo formalmente a difendere l'articolo 21 della Costituzione, sempre quello del liberamente, in Consiglio dei Ministri,
e a denunciare l'intimidazione di fatto delle querele temerarie come una pratica non conforme alla enorme sproporzione di potere fra il querelante e il querelato, quando il querelante è il Presidente del Consiglio, il Ministro, il Sottosegretario. È una strategia, diceva Donatella, ma francamente penso di sì, penso che su questo siamo tutti d'accordo. Aggiungo che, come credo sia abbastanza noto, la posizione dell'Italia nell'indice della libertà di stampa, cioè un indice internazionale che posiziona il nostro paese a un determinato livello, è piuttosto oscillante, va dal 41 al 58, dal 41esimo al 58esimo posto negli ultimi anni. Ora io penso che queste querele, più o meno questo clima, peggiorano il posizionamento internazionale del nostro paese dal punto di vista delle libertà di stampa, cioè si danneggia l'immagine internazionale dell'Italia da parte di chi si professa con, come si può dire, campione di italianità, e non mi pare una grande coerenza. Aggiungo che la qualità, lo dicevi tu prima, è vero, non è questione nata col governo Meloni, è questione precedente in altre forme, in altri modi, che si è cominciato a manifestarsi come una sorta di convenzio ad excludendum di coloro che si permettevano, si permettono di pensarla diversamente dai governi. La trappola, diciamo, su cui si è cascati è stata la guerra, come tutti sappiamo, e la delegittimazione di chiunque la pensasse diversamente. Quindi da prima dell'attuale governo. Confermo che faremmo un errore nel non cogliere il salto di qualità col governo attuale, e tutto ciò mi fa, mi conferma le parole citate da Vincenzo Vita sulla costruzione a tavolino del nemico, le parole di Davide Comti sulla cancellazione del conflitto dallo spazio pubblico, e tutto ciò conferma quel clima sempre più irrespirabile di cupezza civile e politica. Diceva Tommaso Montanari, comincia a mancare l'aria quando ci sono problemi di libertà, e dà l'idea di un clima di compressione delle libertà di cui parlava, mi pare, prima il professor Canfora. Si dice articolo 21, però sta anche nel articolo. C'è l'articolo 17, i cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente senza armi. Poi penso ai manganelli, perché si è detto i manganelli a Pisa. Sì, ma non erano solo a Pisa, erano anche a Firenze, erano a Napoli, erano a Torino, erano a Bologna. Allora, a parte il fatto che ciò ricorda ciò che giustamente diceva Totò, quando affermava troppe coincidenze coincidono, questo vuol dire che l'indirizzo dove andare per cercare di capire cosa è successo a proposito di Manganelli non è necessariamente solamente la questura locale, ma è il Viminale, perché è evidente che c'è un orientamento del governo della serie tutto si tiene, dalle querele temerarie al, diciamo così, al Viminale, fino ai fatti grotteschi e ai fatti drammatici. I fatti grotteschi sono l'identificazione di un gentile signore che si permette ai noi di gridare viva l'Italia antifascista, e i fatti drammatici sono la capocrazia, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che ora, al di là di ogni tecnicalità, sostanzialmente si chiama cesarismo e scardina il fondamento costituzionale della democrazia rappresentativa attraverso il Parlamento. Mi fermo perché non è il momento, non c'è lo spazio per approfondire l'argomento. Quanto basta per condividere l'allarme lanciato da tutti, in particolare all'inizio di questa chiacchierata da Vincenzo, l'allarme per una Costituzione in via di progressiva dismissione. Allora uno dirà, va bene, ma tu sei Lampi, che c'entra Lampi? Lampi c'entra tutta, diciamo, anch'io sono iscritto a Lampi, come Vincenzo e come forse alcuni di voi, c'entra tutta dal punto di vista della sua missione sociale, nel senso che il suo statuto
che è uno statuto precedente ai primissimi anni 50, recita fra le tante cose che è compito dell'ANPI concorrere alla piena attuazione nelle leggi e nel costume della Costituzione italiana, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli. Ecco perché noi siamo, eravamo e saremo qua su questi temi e su altri temi. Ed ecco perché condivido, ahimè, l'allarme lanciato da Vincenzo. Infine chiudo. Ecco perché bisogna fare del 25 aprile di quest'anno una grande giornata liberatoria, che parta ovviamente dal valore storico simbolico di quella data, la liberazione dal nazifascismo, ma ponga qui ed ora un contrasto radicale e popolare contro qualsiasi deriva autoritaria e cesaristica possibile nel nostro paese. Anche pensando ai temi che stiamo discutendo oggi, penso che faremo del 25 aprile una grande giornata, scusate il gioco di parole che mi diverte, liberamente liberatoria. E vi dico anche qual è il titolo che abbiamo dato a questo 25 aprile, come si dice lo slogan sul manifesto, è questo: viva la Repubblica antifascista. A questo proposito mi dichiaro francamente pronto davanti a chiunque a declinare le mie generalità. Grazie. Grazie a Gianfranco. Mi sono preso una licenza, Sandra Murri, in favor tuo, diciamo. Ho scritto un messaggio al Presidente della Federazione della Stampa, che non poteva essere qui, a Vittorio Di Trapani, sollecitando un interessamento a una questione così delicata come quella che tu ci hai posto, e mi pare doveroso. Ringraziamo Gianfranco Pagliarulo, che non solo è un ottimo presidente dell'ANPI, ma è anche un eccellente oratore, posso dirlo? Ecco, e quindi grazie ancora. Non so se ci sono altre considerazioni. Sì. Anche come. Bene, allora possiamo dichiarare conclusa questa mattinata. Grazie mille. Seguiranno altre iniziative e chissà se anche qualche altra manifestazione specifica su questi temi. Grazie ancora, buon lavoro, buon pranzo a chi pranzerà. No, ma io l'ho fatto volontariamente. Grazie a tutti, buona giornata.